Matteo, ti ho visto te. Eccolo. Oddio, un filmatino. Un filmatore. Non è qua. Sono stati registrati. Quel ponte là, in somma cagna, che dopo si brucia tutto. Così dopo non si può più vendere. Puoi fare tanto stradone. Puoi arrivare. Thank you.
tutti insieme. Ma belli, belli e costano poco, signore, dai, avanti e non fissare. Ehi! Ma li mette così, non fa in casa. Ma presentamente li mette. Guarda, c'è già un piano a posto della No, 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 no,
dai, tutta roba vive, eh? Dai. Tutta roba vive, eh? Non è meglio. Andiamo di via. Vai bene, vai bene. Adesso la prendo dopo di dire. Oh, la dai, dica, sono andata duro, sai. È duro, sai. Stai fermo. Tirati. Duro, duro, è passato tutto. Aereo qua, va un ragazzo d'aereo.
Sì. Tu dici, tuo. Devo parlare. Qui siete appunti, no? Queste sono le vongole. Queste sono le ostriche. Queste sono delle vongole voraci. Che senso unico là. Dove sì, là. E dopo lei ti vedi che sono a casa Rosiccio, qui è un viaggio una famiglia. Questo è il viaggio tu, no? Sì, ma tanto passando già la prendo giù. Sì.
Marco! Sei duro, sei duro! Marco! Ehi, tagliando dei loro! Passato che va via. Prendere qualsiasi ruolo, cioè, questa parte, è giusto? La testa vedi sopra. Thank you.
Di nel passaggio. Prendere il pompo. Thank you.
due figli, era il canone. Fermare, magari la piazza. È già scuro il... Con la motonave in cui tutta
No, no, adesso devi tirare, tirare su. Che fa finta camminare, mi... Non so, ah, della raccogliere, come che fa sempre, in mezzo, no. Magari vieni avanti, poi te lo girando. C'è anche la panoramica sul là. Si vendono bene o? Si vende, non si vende tanto bene, perché il nostro mercato è lì grosso, dunque abbiamo tanti approfittatori, la minima parte è la nostra, il consumatore la paga cara, molto cara, e quelli che guadagnano sono i grandi commercianti, perché più o meno nei nostri mercati c'è la mafia. Giusto, basta, non parlo altro. Si può dire cosa vende al chilo, più o meno così, diciamo all'ingrosso? All'ingrosso, dai 400 ai 500 lire al chilo. Ecco, e nei negozi più o meno? Nei negozi dai 1.500 ai 2.000. Praticamente tre volte tanto? Tre, anche quattro. Ecco. Anche quattro. Ma tutti i nostri prodotti, tutti i nostri prodotti. Ecco, questi qui sono i meloni, quelli lì. Sì, meloni per uso famiglia, ecco, o da tavola. Ma tutti i nostri prodotti, cominciando, li porterò a vedere i cetrioli, ossia la patata. La patata in mercato ho dovuto portarmela indietro. Lo dovete magazzinare perché me la pagavano a 60 lire al chilo. A 60 lire al chilo non è permesso, indisumano. Quante ore al giorno passa? Beh, ore al giorno non c'è numero di ore, perché veniamo in Tiorti alle 4:30, 5 della mattina e usciamo alle quasi 9:30 della sera. Però non è questo il discorso delle ore, perché noi altri ci siamo nati in ti campi e dunque abbiamo passione nel nostro mestiere e molta soddisfazione, perché guadagno ce n'è poco, ma abbiamo molta soddisfazione vedere il raccolto che cresce, è tutto una cosa, ecco, tutto un valore di vorrei dire di specificazioni del raccolto. Morale, sì, ecco, sì. Ha qualcuno che aiuta? Siamo in due, tre, mio fratello, qualche amico, sa. Cosa coltivate dopo i meloni? No, coltiviamo tutto. Cominciamo con le barbabiette da tavola, la cipolla, la patata, il cetriolo, il sedano, radicchio, la maggior parte è radicchio. Adesso siamo pronti Il famoso radicchio di Chioggia. Sì, che non 4-5 tacche che può mostrare. Dunque, quello durante la stagione invernale abbiamo tutto radicchio. Sta roba buttata via, che dia. Ecco. Questi qui sono i cetrioli. Cetrioli. Vedo che ce ne sono tanti, ne? Quanto costano questi qui al chilo? Questi 100 lire al chilo. I negozi? I negozi dai 7, 8, anche a 1.000 lire. Anche a 1.000 lire.
ma alto, puzza. Vai, dai, mamma. E i pomodori, come sono i pomodori? Pomodoro! Sono pronti, sono maturi? Sono quasi pronti. Questi qualcosa valgono. Ma Moreno, mi devi dire al chilo. Si vendono bene allora questi? Bene il pomodoro, perché è il prodotto più o meno che in commercio va meglio. Danno da fare tanto però. Come? Danno da fare? Danno da fare, sì. Che qualità, Gerardo, che qualità del... Sta gatti che vedi, sa. Gerardo. Sentiva in testa la... Comunque, fai finta di buttarla via. Dai. Cosa, queste sono le melanzane? Melanzane. Com'è le melanzane? Si vendono bene anche queste? Si vendono bene, 1000 lire il chilo. Guarda i pevaroni, ciapa. Alza le mani. Dai, alza le mani che ti tira su. Stai lì. Ciapa, guarda. A tutti i miei, vedi, mai stasera la roba cercare. Per questo sta a vergognarti di andare via. Hai che domanda a Gerardo? Vero Gerardo, che qui ho padrona che ti vede lì. Sì. Uno, vieni qua a ti raccogliati, no? E ciò. Qual è bello? Le angurie si vendono bene? Si vedono? A 3, da 300, dai 3 ai 400 lire qui nei campi, no, in mercato. Ah, in mercato, in già. Mercato. Per noi vendiamo tutti i mercati. Qua Moreno che bei, guarda, ne è una meglio degli altri. Guarda, guarda il cappello, Dino, guarda il cappello, guarda di lì. E questi qui cosa sono? Semina di radicchio. Ce la raccogliamo noi e facciamo tutto noi. Ma il radicchio adesso non c'è però in... Sì, c'è il radicchio. Nei campi? Nei campi ci abbiamo radicchio. Ah, no, non c'è solo d'inverno? No, tutte le stagioni. È arrivato, siamo riusciti a coltivarlo tutte le stagioni. Oh, guarda lì. E beh. Ti metto la banca, no? Oh, ti metto fuori in italiano, ora così. L'italiano è così. Sì, Gerardo, qua se sta il primo anno che ti attacco. Ecco, quello lì è il famoso radicchio. Il famoso radicchio di chioggia. Però che chioggia è così, non capi niente dopo. Gli ha impietato sui piteri. Ecco, chiudiamo. Chiudiamo sui gatti. Chiudiamo sui gatti. Avanti i gatti.